L'agriturismo Margherita diventa maggiorenne. Un'azienda nata a Galati Mamertino dall'intuizione della famiglia Orlando è cresciuta grazie alla passione dei titolari che oggi come allora puntano sulla qualità dei piatti, tutti realizzati rigorosamente con prodotti di produzione propria, sull'accoglienza dei locali, la validità dell'offerta turistica e la qualificazione del personale per soddisfare la propria clientela. È un grande lavoro di squadra. Ogni giorno siamo circa 42 persone perché abbiamo i salumifici, i caseifici. Ma alla fine il lavoro di ristorante è la minima parte, il lavoro maggiore sono le aziende agricole, sono gli allevamenti, gli orti, tutte le serre, il lavoro nelle serre, nelle fungaie. Infatti noi praticamente ci prepariamo una settimana, soprattutto lunedì al venerdì, alla grande affluenza che abbiamo sabato e domenica. Infatti parliamo mediamente di 600-700 persone ogni fine settimana. Una struttura è qualificata in base allo staff logicamente che ha, e noi fortunatamente ci siamo riusciti a creare una struttura competente nel territorio ed è un punto di riferimento per molta gente, non solo del territorio ma anche di tutta la Sicilia o di tutta Italia. Per festeggiare i 18 anni, l'agriturismo Margherita ha organizzato una cena di gala. Dopo la benedizione di Monsignor Orlando, un trionfo di sapori per deliziare i palati dei propri ospiti, tra cui i clienti più affezionati e un parterre di autorità e rappresentanti del territorio. Fa particolarmente piacere per un comune come il nostro, che si è sempre distinto per l'enogastronomia e per la ristorazione. Sappiamo quanto sono apprezzati i ristoratori galatesi in Italia e all'estero. Quindi la Margherita è un tassello importante e con la sua continua crescita, in un momento così difficile, in un momento di crisi, ci fa dare sicuramente grandi soddisfazioni e grande piacere. Quando si coniuga passione e imprenditorialità si ottengono i successi. Veramente 18 anni ed è un fiore all'occhiello per tutti i Nebro di un'azienda che non è solo ristorazione ma che è anche trasformazione di prodotti, che è anche azienda agricola, cioè un'azienda che nel tempo è cresciuta. Noi saremo certamente a fianco a questa azienda ma a tutte le altre che si stanno mettendo in gioco, che stanno scommettendo, perché i primi a scommettere ci dobbiamo essere noi. Le istituzioni devono essere a fianco non solo gli imprenditori capaci, ma anche e soprattutto gli imprenditori coraggiosi.